sponsored by Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. LineeLecco.it. Impresa Valassi Fermo e Franco, l'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235. trevahome.it. Allora, buongiorno, mister. Difesa quasi disperata contro la capolista Parma, un Parma che viene qui per forza, intanto di una grande tifoseria, poi di una classifica da ammazza tutti, e contro un Lecco che deve però provare a fare punti, perché dare continuità ai buoni risultati delle ultime partite per Lecco è fondamentale. Quanto conteranno le motivazioni rispetto alle differenze tecniche che abbiamo dettato? Beh, partiamo col punto principale di portare avanti le prestazioni, se poi viene il risultato ancora meglio, però partire dalla base di prestazioni importanti, prestazioni di alto livello come abbiamo fatto nelle ultime gare. E affrontiamo una squadra prima della classe con una rosa veramente competitiva da Serie A. Non per niente si trova prima a 26 punti, sta facendo un cammino importantissimo, però dalla nostra parte dobbiamo entrare con la stessa mentalità che ci ha contraddistinto nelle ultime partite: cattiveria, aggressività, intensità alta, perché se abbassiamo solo dall'1% di queste cose andiamo in difficoltà. Quindi per affrontare queste squadre, queste corazzate, non possiamo sicuramente abbassare di la guardia di un minimo. Quindi sarà da recuperare un problema, sarà da recuperare ragazzi che hanno giocato mercoledì, quindi può essere quello un problema anche. Quindi, per ora stanno bene, vedremo domani se saranno al 100%. Come forma fisica. Mister, voi avete già trovato una squadra del genere che è il Palermo. Sicuramente ci sono delle caratteristiche non identiche. Però è una squadra che almeno con voi voleva molto la palla addosso, il Palermo è una squadra che corre molto in verticale, prende non a caso, spinge forte ai primi minuti per costruirsi il vantaggio e poi, tra virgolette, specularci sopra. Sì, esattamente. È una squadra che va in vantaggio spesso nei primi minuti, nei minuti iniziali. Dovremmo stare attenti a questa loro qualità. Una squadra, sì, individualità importantissime. Rispetto al Palermo, rispetto magari anche al Pisa, non ha grandissima costruzione, però gioca molto sul singolo, gioca molto sull'individualità. È una qualità importantissima che hanno e che sta dando ottimi risultati sulla ripartenza. Ripartenza fanno veramente male, dovremmo stare attenti nelle nostre uscite, nelle nostre essere bravi quando recuperiamo palla a non sbagliare l'uscita, essere attenti in questa fase e non regalare la palla per poi farci trovare aperti e subire queste loro ripartenze che fanno veramente male. Mister, abbiamo ancora un po' il problema della finalizzazione, che vuol dire soprattutto essere giocati di davanti, perché lo stesso lui se ne mettessimo in fila, questo è un attacco che avrebbe grandi numeri, insomma, no? Ma come si fa a migliorare una cosa del genere? Sicuramente in allenamento, anche se in queste settimane abbiamo avuto per i vari recuperi poco tempo, però in allenamento in primis. Si migliora lì, cercare di capire dove si sbaglia, essere più cattivi, cinici, fama di voler far gol e sfruttare mezze palle che potranno arrivare domani nel migliore dei modi. Sicuramente, non so, il Parma concede poco,
ma le poche palle che potremmo avere, non so, poi magari siamo bravi a arrivare tante volte in area, avere tante occasioni, ma dovremmo essere cinici e sfruttare nel migliore dei modi le occasioni che avremo. Lo Spezia ha messo il marcatore quasi a uomo, Novakovic. Noi stiamo pensando a cose del genere, noi non marchiamo uomo, però stiamo passando a qualcosa del genere su Manno, comunque su che altre individualità, visto che il Parma gioca molto su questi giocatori. Sì, Manno è fuori, perché si legge infortunato, quindi non sarà la partita. Ma quando sarà il possesso del Parma, dobbiamo essere bravi a chiudere gli spazi. Loro sono bravi sulle fasce, dichiara Koulibaly, non so chi giocherà al posto di Mann, se Niaila, comunque hanno doppioni alla pari, chi se non gioca Mann gioca un altro giocatore che è alla pari, quindi Lezic, posso fare altri mille nomi. Bravi nei raddoppi e chiudere gli spazi, ecco. Lo ripeto, poi nell'individualità, se gli dai spazio, Bernabé ti mette la palla dove vuole, mette la palla tra le linee, quindi dobbiamo essere bravi in aggressività, non concedergli tempo per far gioco, essere bravi in mezzo al campo e concedergli meno ripartenze possibili. Mister, un'assenza importante per voi sarà Crociata. Come pensi di sostituirlo e se la sua assenza può spostare gli equilibri sul piano dell'atteggiamento tattico, del modulo di partenza? E sicuramente Giovanni nelle ultime partite sta facendo bene, ha dato qualità, quantità, migliorato nella prestazione fisica, quindi il suo apporto si è sentito. Mancando domani pensiamo di apportare qualche modifica, ma penso che chi giocherà al suo posto darà il massimo e cercherà di far bene allo stesso modo di Giovanni. Abbiamo ancora da capire se portare qualche modifica, continuare con lo stesso modulo. C'è di Stefano? Rientra, sì, Stefano rientra. Gli unici indisponibili sono Giudici, Giovanni Crociata che è squalificato, gli altri sono tutti disponibili. Questa per lei sarà una partita un po' del cuore, se vogliamo. Se non erro, ha fatto qualche presenza del Parma. È una partita un po' speciale oppure no? Dal suo punto di vista, col Parma. Sono stato un ex giocatore, sicuramente ricordi positivi di una vittoria di Coppa Italia, però adesso io sono dell'Ecco e quindi cerco di mettere tutto a disposizione per l'Ecco e far nostra la partita. Magari qualche ricordo importante, positivo, comunque nel mio cuore gli è rimasto un po', no? L'ultimo Parma di Panzi. Esatto, sì. No, sicuramente sono passati 20 anni, però sì, sicuramente ricordi positivi ce ne sono, fa piacere ricordarli, ho incontrato spesse volte Parma anche dall'avversario, però io adesso sto lavorando per il Lecco e cerco di vincere per il Lecco, quindi farà piacere rincontrare una vecchia squadra, però ripeto, adesso sono dall'altra parte. C'è una statistica che dice che abbiamo vinto in casa gli ultimi 6 confronti con l'Italia, in cui nel totale siamo in vantaggio. Cercheremo di continuare questa statistica positiva, qualcuno si tocca però. Sappiamo di affrontare la squadra più forte, è la squadra più forte per ora, la classifica parla chiaro, ma non bisogna aver paura, bisogna anzi coraggio, mettere in campo le nostre idee, le nostre certezze, come ho detto tante volte, però le nostre certezze ci fanno, comunque fino adesso ci hanno fatto fare delle ottime prestazioni e degli ottimi risultati, quindi andiamo avanti su questa strada, chiunque si incontra. Mister,
Mister, a inizio avevo visto una Reggiana col Parma, veramente dal punto di vista difensivo interpretare la partita migliore, evidentemente fare centro molto basso e via dicendo. Qualcosa che potremmo ritrovare domani, se tanto mi da tanto, proprio in virtù di quello che dicevamo prima, togliendo gli spazi un po', si cerca di limitarli. Sì, più ti abbassi, più chiudi la linea di passaggio, puoi aiutare coi raddoppi. Diciamo che a Palermo, a Pisa, questa interpretazione di partita ci ha dato dei buoni frutti. Quindi non dobbiamo distoglierci molto da questo tipo di gioco, non pensare che gli ultimi 4 risultati positivi ci permettono di giocare a viso aperto, cercare di magari essere leziosi o cercare di aiutare meno il compagno. Dobbiamo rimanere su quello che abbiamo fatto di buono fino adesso, anche se abbassarsi un attimo sembra essere lasciare il gioco sempre in mano agli altri, ma è una qualità che ci ha dato, ripeto, delle ottime degli aiuti fondamentali, quindi andremo avanti facendo questo gioco in certi momenti. In certi momenti, se ci daranno la possibilità di giocare, lo faremo come abbiamo dimostrato in altre partite, perché senza gioco difficilmente arrivi ad offendere. Dobbiamo essere bravi nei momenti di difficoltà a chiuderci, e essere bravi a chiudere il passaggio, aiutarsi, mentre quando ci sarà la possibilità di giocare senza paura, con coraggio, come ho fatto anche nell'ultima partita con lo Spezia. Ma il modulo alternativo quale può essere? 4-4-2? 3-5-2, 3-4-1-2, dipende, non è un, cioè, modulo di partenza, diciamo, rimane quello, poi in base ai giocatori che metteremo, si arriverà a fare, ci si arriverà comunque a cambiare il nostro modulo. Gli interpreti che ci saranno domani.